Oggetto numero uno, risponde l'assessore Coletto, interroga il consigliere Bettarelli. Consigliere Bettarelli, prego la parola. Grazie Presidente. L'interrogazione che pongo questa mattina è relativa ad un presunto caso successo in merito all'approvazione del bilancio di una delle strutture più importanti a livello sociosanitario del nostro territorio, che è la Prosperius, sita in Umbertide. Questa è una struttura che è riconosciuta a livello regionale e non solo, e accoglie 120 persone, dà lavoro ad oltre 110 persone. Credo che sia una struttura, ripeto, riconosciuta e famosa in tutta Italia e non solo, proprio per le sue caratteristiche. E sono questa mattina ad interrogare rispetto ad un presunto fatto successo in sede di approvazione del bilancio. E nella fattispecie sembra che sia il presidente nell'organo amministrativo, presidente nominato dal comune di Umbertide fra l'altro, abbia votato contro il bilancio di esercizio al 31/12/2019, così come in assemblea dei soci, i soci pubblici, comune di Umbertide e ASL Umbria 1, quindi tutto sommato la nostra regione, che hanno una quota minoritaria rispetto ai soci privati, abbiano votato contro. Se questo corrispondesse al vero, credo che sia un fatto più unico che raro. Io non mi ricordo di un presidente di un organo amministrativo che vota contro il proprio bilancio a memoria, e soprattutto, al di là dei formalismi, rappresenta una crisi estremamente importante della compagine societaria mista, quindi pubblico e privato, nel momento in cui due soci così importanti come il Comune e l'ASL votano contro il socio privato. Quindi la prima domanda appunto è sapere come si è espressa l'ASL Umbria 1 in sede di assemblea dei soci, e eventualmente capire quali sono le motivazioni che hanno portato a questo voto contrario, e soprattutto quale sia la strategia di questa giunta regionale per salvaguardare e tutelare il lavoro decennale di questa importante struttura, preservarla e portarla avanti. E concludo con l'ultima notizia che ho appreso questa notte su un sito online rispetto al fatto che sembra che il Comune di Umbertide abbia risposto ieri sera ad un'interrogazione posta dai consiglieri del Partito Democratico. E se anche qui, se la risposta è quella che leggo sui giornali online, c'è ancora più da preoccuparsi. Quindi conferma il voto contrario al bilancio e sancisce, virgolettato, una incertezza sulla continuità aziendale. Ripeto, se così fosse, ne va del futuro di una struttura importante, di tanti posti di lavoro e di una eccellenza del nostro territorio. Assessore Coletto. Grazie Presidente. Con atto notarile del 3498 è stata costituita la società per azioni denominata Istituto Prosperius, con la finalità di svolgere una riabilitazione in coerenza con il piano sanitario regionale. I soci della SPA sono ed erano tre: l'allora ULS 1 col 35,2%, versata mediante conferimento in favore della SPA sino al 31/12/18 dei seguenti diritti reali valutati in 652.000 euro, usufrutto generale su una porzione dell'edificio ospedaliero di Umbertide situata al piano primo nell'ala rivolta verso nord, costituzione del diritto di superficie sull'area adiacente dell'edificio ospedaliero su cui nel tempo l'Istituto Prosperius ha realizzato il centro di riabilitazione, la società Prosperius RIA SRN con sede in Firenze per una quota del 54% pagata mediante versamento di 1 milione di euro, il Comune di Umbertide per la quota residua del 10,80%. L'Istituto Prosperius è stato costituito ai sensi dell'articolo 4, comma 6 della legge del 30/12/91 numero 412 e l'articolo 9 bis comma 1, decreto legislativo 502 del 92, i quali avevano introdotto la possibilità di prevedere all'erogazione di servizi sanitari attraverso modelli organizzativi e gestionali innovativi, implicati
anche la costituzione di società a capitale misto, pubblico e privato. Sul punto occorre tenere presente che il quarto comma dell'articolo 9 bis del decreto legislativo 502 dispone che al di fuori dei programmi di sperimentazione di cui è il presente articolo è fatto divieto alle aziende del Servizio Sanitario Nazionale di costituire società di capitali avente per oggetto sociale lo svolgimento di compiti diretti di tutela della salute. Successivamente, con verbale dell'Assemblea straordinaria dell'Istituto Prosperius del 21 novembre 2001, è stato deliberato, tra l'altro, di prorogare la durata della società sino al 31/12/2050, con conseguente modifica dell'articolo 3 dello Statuto Sociale relativo alla durata della stessa. Nel frattempo, però, è intervenuto il decreto legislativo 19 giugno 99 numero 229, il quale, modificando l'articolo 9 bis del 502-92, ha stabilito che nelle sperimentazioni gestionali il socio privato non può avere una partecipazione superiore al 49%. Ne discende che la quota maggioritaria ancora attualmente detenuta dalla società Prosperius SRL trova la sua legittimazione nell'ambito del progetto di sperimentazione originariamente avviato con la costituzione della società mista in data anteriore al DL 229-99 e fino al 31/12/2018, ma si potrebbe ritenere che la quota del socio privato debba essere ridimensionata entro il nuovo limite di legge per la fase di gestione successiva a tale data. In riferimento all'approvazione del bilancio di esercizio 2019, l'azienda ULS Umbria 1 ha espresso parere contrario in relazione alla criticità esistente circa la durata dei conferimenti dell'azienda ULS riferiti in precedenza, con l'approssimarsi del termine di scadenza degli stessi 31/12/2018. L'Istituto Prosperius ha promosso un ricorso d'urgenza, ex articolo 700 del Codice di Procedura Civile, di fronte al Tribunale Civile di Perugia, teso ad ottenere una pronuncia dichiarativa ed accertativa su possibili effetti della disposta proroga della durata della società Prosperius, anche con riferimento alla durata dei conferimenti da parte dell'azienda ULS. In data 29 novembre 2018, il Tribunale Ordinario di Perugia, terza sezione civile, in merito alla causa civile, ha emesso un'ordinanza di accoglimento del succitato ricorso, stante la necessità di assicurare la continuità dell'attività di interesse pubblico. L'azienda ULS ha proposto reclamo avverso a detto provvedimento. Il Tribunale Ordinario di Perugia, nella Camera di Consiglio del 10/5/2019, ha emesso ordinanza di totale accoglimento del 23/5/2019, ritenendo, e questo è un passaggio importante, che la proroga della durata della società disposta con delibera del 21/11/2001 non abbia interessato anche il conferimento del diritto di superficie ed usufrutto dei beni immobili in questione, conferimento avvenuto quindi a scadere in data 31/12/2018. Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Prosperius, nella seduta del 12 giugno 2019, tenuto presente quanto disposto dall'articolo 18, arbitrato dello Statuto della Società, ha deliberato di proseguire nel contenzioso, devolvendo la controversia ad un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale di Perugia, che deciderà ritualmente, secondo diritto, ai sensi degli articoli 808 e seguenti del Codice di Procedura Civile. Tempo, Assessore. Sto finendo, grazie. In assenza di eventuale pronuncia arbitrale che ribalti la precedente ex articolo 700 del Codice di Procedura Civile, i diritti reali di superficie d'usufrutto sui beni immobili non risultano più conferiti al patrimonio della società. A fronte di tale circostanza non si rileva dal bilancio alcun accantonamento a fondo rischio e salvaguardia dei diritti vantati dall'azienda ULS Umbria 1, motivo per cui la medesima ha espresso parere contrario all'approvazione del bilancio di esercizio 2019. Che ci siano stati dei problemi all'interno della gestione aziendale del Prosperius non è che sia una novità. C'è stato un voto contrario da parte del Presidente, da parte del Comune di Umbertide,
in considerazione del fatto e a supporto di quella che è la sentenza del Tribunale, che ha certificato che mancavano appunto gli apporti di quello che era il capitale, visto considerato la proroga fatta nel CDA del 21 di novembre del 2001 fino al 2050. Quindi da parte nostra, da parte della Giunta, da parte della Regione dell'Umbria non c'è nessuna volontà di andare a indebolire una struttura che funziona, funziona bene e che procura peraltro anche mobilità attiva verso l'Umbria nell'ambito della riabilitazione. La nostra volontà è di riallineare e di riportare nella legittimità la società Prosperius in maniera tale da continuare l'attività, e tutto abbiamo in mente fuorché di lasciare a casa operatori così come dire preparati e che procurano solo beneficio a chi accede alle cure all'interno della Prosperius. Quindi la volontà di questa giunta è di proseguire e di riallineare e rilegittimare questa azienda, questa società che di fatto con delle azioni al di fuori di quelle che sono le norme non è più, come dire, nell'alvo della legittimità. Grazie. Consigliere Bettarelli. In un minuto, ringraziando l'assessore, onestamente la prima parte, come si suol dire, ne avrei fatto a meno, nel senso che la ricostruzione storica possiamo anche insomma studiarcela da soli. Mi interessa in modo particolare l'ultima parte che ha trattato velocemente. E posso capire da un punto di vista tecnico una determinata scelta in cui non ci sono eventualmente, se come dice, accantonamenti sufficienti, così come sancito dalle sentenze. E quello che mi preoccupa invece è la parte politica gestionale, cioè arrivare in assemblea con un presidente che si trova nelle condizioni di votare contro il suo bilancio e leggere allo stesso tempo le dichiarazioni del sindaco di Umbertide, del comune di Umbertide comunque, che dice c'è una incertezza sulla continuità aziendale, a me preoccupa molto. Quindi apprezzo l'ultima parte che ci ha detto l'assessore Coletto rispetto quindi alla volontà di investire, di cercare di risolvere una questione spinosa almeno da un punto di vista di approvazione dei bilanci, perché è evidente che insomma lo sanno tutti, Prosperius è una risorsa per il nostro territorio e quindi vanno fatti tutti i passaggi, sicuramente andavano fatti preliminarmente all'approvazione del bilancio, e credo che ora insomma è il caso di metterci pesantemente le mani proprio nella prima e assoluta volontà di preservare, tutelare una struttura così importante. Oggetto numero 2, interrogo la consigliera Meloni, risponde l'assessore Melasecco. Questa interrogazione riguarda i rimborsi Bus Italia. Considerando che per contrastare il diffondersi dell'epidemia l'8 marzo sono stati contenuti gli spostamenti sul territorio nazionale e locale, considerando anche che sono state chiuse la maggior parte, anzi tutte le scuole e le università con il DPCM dell'11 marzo scorso e anche la maggior parte delle aziende sono state sollecitate all'utilizzo dello smart working per i propri dipendenti pubblici e privati, sappiamo bene che le categorie più colpite sono i pendolari, gli studenti, gli universitari e gli anziani. A fronte di questo, i pendolari umbri che utilizzano quotidianamente i servizi ferroviari su gomma urbani ed extraurbani esercitati da Bus Italia non hanno potuto utilizzare logicamente i loro titoli di viaggio, sia come biglietti sia come abbonamenti, ovviamente già acquistati precedentemente a causa appunto delle limitazioni governative causate dal Covid. Ora l'articolo numero 215 del decreto rilancio sancisce il rimborso per i pendolari del trasporto ferroviario e del trasporto pubblico locale in caso di mancato utilizzo del titolo di viaggio e degli abbonamenti.
Il rimborso potrà avvenire mediante l'emissione di un voucher di importo pari all'ammontare del titolo di viaggio da utilizzare entro un anno dall'emissione ed attraverso il prolungamento della durata dell'abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non è stato possibile l'utilizzo. Questo un po' come è avvenuto anche per il rimborso e che dovrà ancora avvenire delle gite scolastiche per gli studenti. Ora, in questi giorni sappiamo bene che si conclude l'iter tra Camera e Senato che porterà alla conversione definitiva in legge del decreto rilancio. Considerato quindi che questa conversione consentirà alle regioni di poter emanare le modalità attuative per la richiesta dei rimborsi e attualmente le regioni che si avvalgono dei servizi per il trasporto di Bussitalia sono Umbria, Toscana, Veneto e Campania, chiediamo alla Giunta regionale in quali tempi si intende avvalere, data anche l'urgenza e le sollecitazioni che ci arrivano dai territori, sia dalle amministrazioni locali ma anche dalle famiglie, la definizione delle modalità attuative dei rimborsi con il gestore Bussitalia e ad attivarsi contestualmente anche in sede conferenza Stato-Regioni per la creazione di un fondo nazionale per il trasporto pubblico locale da destinarsi alle aziende che svolgono questo servizio e che chiaramente subiscono anche loro le difficoltà legate a questa emergenza. Grazie. Assessore Melasecche. La Giunta regionale, in qualsiasi momento si è espressa, ha sistematicamente ribadito la necessità che coloro che non hanno potuto utilizzare abbonamenti o biglietti venissero in qualche modo rimborsati o comunque venisse loro prorogato il termine per l'utilizzo. In ogni momento ci siamo espressi favorevolmente in questo senso. La verità poi che nei fatti, come noto e come richiamato, il decreto legge 19 maggio 2020 numero 34, cosiddetto rilancio, all'articolo 215 dispone che in caso di mancata utilizzazione in conseguenza delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto legge 23 febbraio 2020, le società di trasporto procedono nei confronti degli aventi diritto al rimborso optando per una delle seguenti modalità. A. Emissione di un voucher di importo pari all'ammontare del titolo di viaggio, ivi compreso l'abbonamento, da utilizzare entro un anno dall'emissione. B. Prolungamento della data dell'abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non è stato possibile l'utilizzo. La problematica dei rimborsi non riguarda quindi solo Bussitalia, Città Nord, ma tutti i gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, come ad esempio Trenitalia. Il MIT ha inoltre redatto un decreto ministeriale attuativo con il fine di definire dettagliatamente i criteri e le modalità per i rimborsi, che sarà varato immediatamente dopo la conversione in legge del decreto rilancio. Le criticità interpretative ed applicative dell'articolo 215 e della relativa copertura finanziaria ha indotto la Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio della Conferenza delle Regioni, in sede di espressione del parere sul disegno di legge di conversione, a chiedere al MIT sia l'incremento della dotazione del fondo straordinario di cui l'articolo 200, sia alcune modifiche all'articolo 215, soprattutto in relazione ai seguenti aspetti. 1. Delimitazione dell'ambito di applicazione della norma soggettiva studenti e lavoratori e oggettiva abbonamenti e non titolo di viaggio in generale. 2. Termine entro il quale l'utente può chiedere il rimborso al fine di consentire all'azienda di quantificare con certezza il proprio debito e calcolare i mancati ricavi. 3. Termine congruo entro il quale effettuare il rimborso. 4. Terza opzione di ristoro, sempre nella forma di voucher, per quelle categorie di utenti che non intendano o non possano più utilizzare quel titolo di viaggio, ad esempio pensionati, studenti alla fine della carriera scolastica, prevedendo un utilizzo anche a favore di congiunti. Inoltre, precisazione del periodo, 23 febbraio 3 giugno, nel quale il titolo di viaggio doveva essere valido ai fini dell'ammissibilità al rimborso. Infine,
copertura finanziaria dei rimborsi a valere esclusivamente sul fondo di cui all'articolo 200,1. I rimborsi devono essere effettuati quindi nei limiti delle risorse messe a disposizione del Governo. Concludo. La Commissione europea ha inoltre espresso informalmente disappunto per non aver previsto fra le modalità dei rimborsi quella del contante. Il fondo straordinario prevede solo 500 milioni che dovranno essere utilizzati oltre che per i rimborsi degli abbonamenti anche per le restanti eventuali compensazioni relative ad esempio ai mancati ricavi da traffico, ai costi sopportati per la sanificazione dei mezzi, per le quali è stato preventivato un ammontare di almeno di 900 milioni solo per il periodo fino al 30 giugno. Pertanto, concludo, se lo Stato non riesce a trovare queste risorse, sarà veramente difficile garantire il riequilibrio economico a consuntivo alle aziende del TPL. Stante l'attuale situazione, è evidente che le regioni potranno assumere decisioni e dettare regole sulle modalità attuative dei rimborsi solo dopo che il MIT avrà fornito una risposta ai chiarimenti che sono stati formulati nell'ambito dei lavori della Commissione Infrastrutture e Mobilità della Conferenza delle Regioni. Tempo. Io ricordo, chiudo, avendo partecipato all'ultima seduta, che gli stessi rappresentanti delle regioni a governi, diciamo, di centrosinistra hanno, da Bonavitacola, Bonaccini, loro stessi hanno preso una posizione all'unanimità con tutte le altre regioni per sollecitare in modo forte il governo affinché dia una risposta nel senso che ho indicato. Replichi? Consigliere Meloni. Grazie Assessore, chiaro, siamo tutti comunque concentrati nel senso che ognuno per la parte che può fare nel sollecitare questa anche collaborazione e favorire soprattutto sia le famiglie, i pendolari, gli anziani, ma anche le aziende diciamo titolate. L'unica che forse ha fatto un passettino in avanti è stata la Regione Campania, che attraverso il Consorzio Unico Campania ha attivato, diciamo, un meccanismo di rimborso attraverso il sistema online. Chiaro è che tutti dovremmo cercare di sollecitare affinché si possa soprattutto anche avere delle tempistiche certe per il rimborso o comunque per l'emissione di voucher e di alternative per far sì che perlomeno chi ricomincerà a usufruire dei mezzi pubblici possa avere un aiuto a sostegno anche delle spese già affrontate, regresse. Grazie. Oggetto numero 3, risponde l'assessore Agabiti, interroga il consigliere Paparelli, Borile, Luca e Meloni, programmazione fondo per lo sviluppo e la coesione. Chi interroga? Consigliere Paparelli, prego. Sì, grazie Presidente, ma brevissimamente, la precedente giunta regionale, in ragione di una programmazione europea che teneva conto, diciamo, dei programmi di agenda urbana sulle città, diciamo, più consistenti dal punto di vista della popolazione e dei programmi di area interna, erano rimasti, diciamo, alcuni comuni dell'Umbria, 34 comuni, sul quale, diciamo, avevamo fatto una delibera per stanziare risorse importanti per operazioni di rigenerazione urbana. Questo perché dopo la stagione dei PUC, PUC 1, PUC 2, PUC 3, piani urbani complessi, si è passati con i programmi di agenda urbana e di aree interne a fare un salto di qualità rispetto alla concezione di recupero e ristrutturazione urbanistica, passando, diciamo, al tema appunto della rigenerazione urbana, che guarda non solo alla questione dei contenitori, quindi la riqualificazione dei contenitori, ma anche dei contenuti. E per questo 34 comuni che non beneficiano né di agenda urbana né di area interna sono, in base a questa delibera del 6 maggio 2019, con cui sono stati stanziati oltre 7 milioni di euro, questi 34 comuni aspettano ancora quelle risorse che prevedevano la presentazione di un progetto
per ciascun comune sopra a 20.000 abitanti per un importo pari a 300.000 euro e sotto a 20.000 abitanti 193.000 euro. Considerato anche che tra questi 34 comuni beneficiari dei fondi che aspettano ancora dopo un anno l'erogazione materiale di queste risorse, vi sono anche quei comuni di cui oggi discuteremo lo stato di emergenza e la richiesta, come Montecastrilli, come Acqua Sparta, come Avigliano Umbro, eccetera, eccetera, credo che sia importante chiedere alla Giunta quale sia lo stato, diciamo, dell'arte dal punto di vista dell'erogazione dei fondi, entro quali termini temporali si intenda procedere attribuendo in concreto le risorse ai comuni per rispettare appunto gli impegni assunti dei comuni di questi comuni stessi, che, diciamo, sappiamo per i piccoli comuni quanto siano importanti queste operazioni di rigenerazione urbana che diano decoro alla nostra stessa regione. Grazie. Assessora Gabiti. Grazie Presidente. Allora, il Fondo per lo sviluppo e la coesione è, insieme ovviamente ai fondi strutturali di investimento, uno dei principali strumenti finanziari attraverso cui vengono poi attuate nel nostro Paese le politiche per la coesione economica, sociale e quindi territoriale. Per la programmazione 14-20, la governance delineata dalla normativa di riferimento si è configurata attraverso una gestione fortemente centralizzata a livello nazionale dell'FSC. Alle regioni è stato sostanzialmente attribuito il ruolo di tramite nei rapporti tra il soggetto attuatore comune e il MIT. In particolare il CIPE, con delibera 98 del 22 dicembre 2017, ha approvato un primo addendum al piano operativo infrastrutture 2014-20, nell'ambito del quale ha assegnato al territorio umbro risorse pari a 6.890.000 euro per azioni finalizzate alla realizzazione di interventi di rigenerazione urbana per tutti i comuni non rientranti nelle aree interne né nell'agenda urbana e iti Trasimeno. Nel dar seguito a quanto disposto dal citato atto, con la delibera 530 del 6 maggio 2019, sono stati indicati gli strumenti finalizzati all'individuazione dei progetti di rigenerazione urbana da finanziare con le suddette risorse, prevedendo esclusivamente i criteri di massima per la presentazione delle proposte. Il MIT, responsabile dell'attuazione, solo in data 16 dicembre 2019 ha trasmesso lo schema di convenzione tra Ministero e Regione Umbria. Tale schema è stato prontamente analizzato dai servizi regionali competenti, che ne hanno rilevato delle criticità, proponendo al Ministero modifiche e integrazioni riferite in particolare alla tipologia di opere, interventi da finanziare attraverso questo strumento. È stata dunque presentata il 4 febbraio 2020 una bozza di schema migliorativa consona alla tipologia di interventi da finanziare e che allo stesso tempo tuteli il ruolo della Regione rispetto ai vincoli e agli adempimenti ad essa richiesti. In riscontro alla proposta avanzata in data 18 febbraio 2020, il Ministero ha formalmente trasmesso alla Regione un testo di convenzione condiviso, recependo quindi le integrazioni e le specifiche richieste della Regione. La Giunta ha approvato detto schema con delibera numero 112 del 19 febbraio 2020, a un solo giorno di distanza quindi dalla ricezione del sostanziale nulla osta da parte ministeriale. La convenzione è stata pertanto sottoscritta dalla Regione il 20 febbraio e dal MIT il 28 febbraio. Con decreto direttoriale del Ministero del 17 aprile 2020 è stata approvata la convenzione. La registrazione all'Ufficio Centrale del Bilancio del suddetto decreto è avvenuta l'8 maggio 2020, mentre è stato registrato dalla Corte dei Conti il 14 maggio. Il termine dell'iter è stato comunicato alla Regione il 19 maggio 2020 con apposita nota di trasmissione della relativa documentazione in originale da parte del Ministero Infrastrutture e Trasporti. Nel frattempo, in attesa del perfezionamento del procedimento anzidetto, i competenti uffici regionali si sono adoperati per predisporre l'avviso, che sarà pubblicato entro il corrente mese.
Sarà rivolto quindi ai comuni, in concreto ciascun beneficiario, come abbiamo detto, saranno 36, della misura potrà finanziare un solo progetto per un importo massimo pari a 300.000 euro sopra i comuni di 20.000 abitanti e 181 per quelli con popolazione sotto i 20.000, 17.000 euro saranno suddivisi tra i comuni per la realizzazione delle targhe relative ai dettagli del finanziamento stesso. Questa amministrazione non si è limitata a dare mere indicazioni di principio, ma ha fattivamente portato a compimento il complesso iter procedurale attraverso la conclusione delle convenzioni regolanti i rapporti tra Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e la Regione Umbria. La firma di tale atto, che costituisce il presupposto necessario per la messa a disposizione delle risorse e la realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana, ha un ruolo fondamentale in quanto garantisce un sollecito ed efficace utilizzo delle risorse da parte dei comuni. Consigliere Paparelli. Sì, ma il tasso di soddisfazione e insoddisfazione è dettato dalla tempistica, diciamo, cui da quando vengono stanziate delle risorse, dopo 14 mesi finalmente avviamo l'avviso, quindi basta dire questo per dire lunga, per dire come può andare, diciamo, il nostro paese. È vero che abbiamo perso 7 mesi da parte del Ministero, poi in altri 7 mesi ce l'abbiamo messi noi, quindi abbiamo fatto, come dire, pari e patta, e quindi l'insoddisfazione verso l'uno e verso l'altra, diciamo, è paritaria.